Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Clamoxilartu. A cosa serve? Clamoxilartu è un medicinale veterinario a base del principio attivo amoxicillina triidrato, appartenente alla categoria degli antibatterici penicillinici e nello specifico penicilline ad ampio spettro. È commercializzato in Italia dall'azienda Zoetis Italia SRL. Clamoxilartu può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Zoetis Italia SRL. Concessionario: Zoetis Italia SRL. Ricetta: RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Principio attivo: amoxicillina triidrato. Gruppo terapeutico: antibatterici penicillinici. Forma farmaceutica: fiala iniettabile. Confezioni: Clamoxilartu im Suttoc. 1 flacone da 250 ml, principio attivo. Ogni ml di sospensione contiene amoxicillina triidrato pari ad amoxicillina 150 mg. Indicazioni: ha indicato nel trattamento delle affezioni batteriche, primitive e secondarie, sostenute da agenti sensibili all'amoxicillina, batteri gram positivi e gram negativi compresi i seguenti: ceppi non produttori di penicillinasi. Actinomyces bovis, Actinobacillus linieresi, Actinobacillus equori, Actinobacillus pleuropneumoniae, Arcanobacterium pyogenes, Bacillus anthracis, Bacteroidaceae, Bordetella bronchiseptica, Clostridium sp. Corynebacterium spp. Escherichia coli, Erysipelutrix rusiopatiae, Fusiformis spp. Haemophilus spp. Histophilus somni, Mannheimia hemolytica, Moraxella bovis, Pasteurella spp. Proteus mirabilis, Salmonella spp. Streptococcus spp. Staphylococcus spp. Enterococcus spp. Molte spirochete, Leptospira spp. Inclusa. Clamoxilartu ha indicato nel trattamento delle infezioni batteriche degli apparati respiratorio, polmoniti, bronchiti, tonsilliti, laringiti, riniti, sinusiti, difterite dei vitelli. Gastroenterico, gastriti, enteriti, colibacillosi, salmonellosi. Urogenitali, infezioni postpartum, metriti, nefriti, cistiti, mastiti. Nelle complicazioni secondarie a infezioni virali. Nelle infezioni batteriche locali e generali, ascessi, ferite, eczemi infetti, otiti, cisti interdigitali, pododermatiti, podoflemmatiti, interventi chirurgici, poliartriti, agalassie, setticemie. Controindicazioni: come tutte le beta-lattamine, non deve essere somministrato a conigli, cavie, criceti, cincilla e piccoli roditori in genere. Non iniettare per via endovenosa o intratracheale. Non somministrare agli animali in caso di ipersensibilità nota alle penicilline, ad altri farmaci beta-lattamici o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Non somministrare nei casi di accertata insufficienza renale. L'uso del prodotto è controindicato dove sono noti casi di resistenza alle penicilline. Posologia: la dose è di 7 mg/kg di peso corporeo, pari a 1 ml/20 kg PV, 1 volta al dia per 3-5 giorni. La dose può essere aumentata e barra ripetuta ad intervalli più frequenti a discrezione del medico veterinario. Dosaggio guida per chilogrammi di peso in quantità e volume. Specie: bovini. Peso vivo: 100 kg. Amoxicillina: 700 mg. Volume: 5 ml. Specie: suini. Peso vivo: 100 kg. Amoxicillina: 700 mg. Volume: 5 ml. Specie: ovini. Peso vivo: 50 kg. Amoxicillina: 350 mg. Volume: 250 ml. Specie: cani. Peso vivo: 10 kg. Amoxicillina: 70 mg. Volume: 0,50 ml. Specie: gatti. Peso vivo: 5 kg. Amoxicillina: 35 mg. Volume: 0,25 ml. Agitare il flacone in modo da ottenere una sospensione omogenea. Iniettare la dose per via intramuscolare o sottocutanea, solo cani e gatti, e massaggiare bene il punto di inoculo. L'iniezione può causare modeste reazioni locali, che si riassorbono celermente.
non iniettare per via endovenosa o intratracheale. Per assicurare un corretto dosaggio, si deve determinare il peso vivo il pH precisamente possibile in modo da evitare sottodosaggi. Avvertenze: l'uso improprio del medicinale veterinario può aumentare la prevalenza di batteri resistenti alla amoxicillina. L'uso del prodotto dovrebbe essere basato su prove di sensibilità e tenere in considerazione le politiche antibatteriche ufficiali e locali. Non usare in animali con gravi disfunzioni renali, inclusi anuria e oliguria. Come tutte le preparazioni di penicillina, in presenza di acqua si forma prontamente una idrolisi. È quindi importante utilizzare una siringa asciutta per estrarre la sospensione da iniettare onde evitare di contaminare con gocce di acqua la sospensione rimanente nel flacone. L'amoxicillina può causare fenomeni di sensibilizzazione allergica nell'uomo in seguito ad iniezione, ingestione, inalazione o contatto con la pelle e gli occhi. Tali reazioni possono esitare in fenomeni di shock anafilattico grave. Tempi di sospensione: bovini, carni e visceri, 40 giorni, latte, 60 ore, 5 mungiture. Ovini, carne e visceri, 44 giorni, latte, 96 ore, 8 mungiture. Suini, carne e visceri, 47 giorni. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, farmaco veterinario esaminato.